Finalmente siamo partiti con i lavori in quello che è un bene tutelato e di rilievo della città, qual è il Bastione San Gallo. Lavori che interessavano sia tutto quello che è la parte pedonale sottostante, ma anche l'illuminazione nella valorizzazione ancor più di quello che è un bene culturale di riferimento della città, identitario soprattutto. Per quanto riguarda la pavimentazione, visto e considerato che aveva uno stato di degrado diffuso dovuto al cedimento del manto stradale, ma anche dal dilavamento, provvederemo in questi giorni a realizzare una nuova pavimentazione in ghiaia lavata, che naturalmente è come quella diciamo sopra la Darsena Borghese, ma è come quella che stiamo utilizzando per lo più in prossimità di tutti i beni monumentali, di una colorazione, di una cromia che si sposa con quella che poi è la facciata anche del bene monumentale, proprio per non andare ad impattare anche a livello architettonico. Oltre diciamo la miglioria di questa pavimentazione nello smantellamento, andremo anche poi a valorizzarla al meglio con un nuovo impianto di illuminazione, quindi con 22 nuovi punti luce a LED ad incasso nella pavimentazione, che diciamo valorizzeranno tutte le facciate del bene, quindi in una profondità con una luce completamente nuova, dinamica se vogliamo e calda, che andrà appunto a rendergli grazia, a rendere grazia alla sua storia ma anche alla sua bellezza. Si tratta di un intervento importante del valore di 220.000 euro complessivo tra pavimentazione e illuminazione, che vedrà la fine dei lavori entro il mese di giugno, probabilmente per metà, se tutto va bene il tempo ci assiste. Ed è un intervento che non sarà l'unico all'interno di questo bene, perché stiamo già lavorando su un progetto di ampliamento di quella che è la fruizione del bene nella parte alta, proprio con i progettisti e anche con l'assessora Cora Fattori che mi accompagna in questo viaggio.